Massimiliano Piffaretti, sono un professionista di wakeboard, ho 27 anni e sono di Sala Comacina, un piccolo paese sul lago di Como. Ho iniziato a fare questo sport quando avevo 8 anni e mi sono innamorato subito. E adesso mi ha portato fino in America nel circuito internazionale. Sono contentissimo, un sogno che si è avverato fin da quando ero piccolo. Allora, visto che hai iniziato da piccolo, ti faccio proprio una domanda. Qual è il ricordo più bello che hai di quando hai iniziato o quando hai iniziato? Cioè, il ricordo più bello di quando eri piccolo e hai iniziato a praticare questo sport? Ok, ho parecchi ricordi di quando ero piccolo mentre facevo wakeboard. Allora, uno dei più belli, secondo me, la mattina mi svegliavo sempre verso le 7:30 e dovevo scendere questa discesa di casa mia e arrivare fino al pontile sotto casa e il mio allenatore mi veniva a prendere con la barca. Un giorno sono arrivato e uno dei miei migliori amici, rivale, ma stramico, aveva un sorriso in barca enorme. Gli ho detto: "Non dirmi che hai chiuso la tua prima capriola, il tuo primo backroll". E mi fa: "Eh sì, l'ho chiuso". E allora io ho detto: "No, no, adesso tocca a me, devo andare a chiuderlo anch'io". E quindi sono uscito subito dopo di lui e anch'io ho chiuso la mia prima capovolta, il mio primo flip, il mio primo backroll, e l'abbiamo chiuso nello stesso giorno. Quindi è un ricordo bellissimo. La cosa mi piace molto, mi piace soprattutto il tuo entusiasmo quando racconti quello che fai, perché si vede proprio che ti piace, cioè ti si illuminano gli occhi, anche la voce è squillante e bella, perché è proprio... Allora, raccontami brevemente il tuo sport, cioè in che cosa consiste? Allora, il mio sport è praticamente un mix tra snowboard e skateboard sull'acqua. C'è il board wakeboarding, che praticamente sei trascinato da una barca. Poi c'è il cable wakeboarding, che praticamente è come lo slopestyle di snowboard trascinato da uno ski lift praticamente. E poi c'è questo nuovo sport, questa nuova maniera di praticare il wakeboard, che è winching. E praticamente abbiamo questi viricelli che ci tirano, quindi hai a disposizione solo un tiro, tu tiri srotoli la corda e ti tira. E cerchiamo di fare wakeboard negli spot più riconoscibili, tipo fontane, laghetti magari con dei muretti. Mettiamo delle rampe anche in acqua ed è una bella cosa perché comunque porti il wakeboard sotto gli occhi delle persone. Ok, e la tua, diciamo, il cable wakeboard è forse un pochettino più facile da praticare, nel senso proprio perché c'è già una struttura, no? Quindi essendo una struttura sul lago, o comunque un ambiente chiuso, è più facile da organizzare, mentre ad esempio avere una barca è già più impegnativo per uscire, avere delle tempistiche completamente diverse. Qual è la vera differenza tra le due? Ad esempio, immagino che sia legato, come nel caso dello sci nautico, all'assenza di onde, all'assenza di vento, che però per voi è un minus piuttosto che un plus. Allora, io categorizzerei il board wakeboarding come l'halfpipe nello snowboard, perché comunque devi saltare da un'onda all'altra e devi cercare di atterrare nella transizione dell'onda, quindi è molto, molto tecnico, molto particolare. Invece il cable wakeboarding più come uno slopestyle, c'è già una struttura, ci sono dei salti, dei rail che devi fare. E secondo me sono tutti e due molto divertenti, io ho sempre cercato di fare tutti e due, perché veramente io amo fare wakeboard e voglio essere praticamente un all around wakeboarder, vuol dire che faccio tutto. Come nello sci nautico, ci sono diverse specialità, però poi magari lo sciatore dello sci nautico tende, a specializzarsi su una. Voi anche nel caso del wakeboard succede questo, o è proprio c'è più possibilità di praticare tutte le varie discipline? Sì, praticamente molte persone cercano di focalizzarsi più su una disciplina del wakeboard, tipo se qualcuno è forte dietro la barca, non è molto forte anche al cable.
e viceversa, perché sono due cose abbastanza completamente diverse. Il tiro è molto diverso e il modo di approccio al riding è diverso. Però a me mi piace fare tutti e due e sono sempre stato focalizzato per farli tutti e due. Cioè, voglio cercare di arrivare al massimo dei miei livelli, al massimo del mio livello su tutti e due. C'è tanta differenza tra il traino della barca e il traino del vermicello? Cioè, tu lo percepisci veramente tanto? O meglio, sulla barca c'è una sorta, credo, di connubio che devi avere con il pilota, non so se è vero o meno, però invece nel vermicello no, perché è uguale per tutti. Sì, il tiro del cable confronto alla barca è molto diverso, di solito un cable gira 30 all'ora, invece con la barca si va più veloce, 30, 36, 37, e assolutamente il tiro del cable è molto più alto, quindi sforza un sacco le braccia perché tira verso l'alto, quindi per fare manovre col cable bisogna tagliare e praticamente scavare nell'acqua e il cable ti tira in alto, invece con la barca è più un taglio consistente, dritto, e lo usi l'onda per fare i trick e le manovre e metterle dall'altra parte. Ah, una domanda che ti faccio, che è collegata appunto alle barche, mi collego sempre allo sci nautico, perdona, perché ho fatto un'intervista con Tommaso De Gasperi. Ah, certo, c'è qua, tra l'altro, vicino a me. Allora vedi, che diglielo, perché gli ho fatto l'intervista l'altro giorno e adesso il 5 va in onda la sua. Però lui mi spiegava una cosa, che ad esempio nello sci nautico è stato adottato, l'evoluzione ha portato a creare uno strumento per la barca, che la barca va sempre dritta, perfettamente dritta e alla stessa velocità per garantire uguali condizioni di gara a tutti quanti. Vale come regola anche per voi la necessità di avere una barca, un pilota che sappia mantenere una velocità costante uguale per tutti, o a voi conviene che il pilota faccia, che ne so, un momento più veloce, un momento più piano, per garantirvi a voi la possibilità di fare trick più evoluti? Assolutamente, un pilota esperto aiuta per cercare di andare il più dritto possibile, ovviamente. Però per noi la roba più importante nell'evoluzione dello sport è stata l'onda delle barche. Noi tendiamo a riempire i ballast, che sono praticamente delle pompe che portano dell'acqua in barca, per schiacciare il dietro della barca, per fare l'onda più grossa e avere più tempo in aria per fare manovre e trick. Però comunque sì, qualcuno che guida la barca dritto è importante. Però diciamo che cioè, è abbastanza facile guidare queste barche. E poi per la velocità c'è il perfect pass, quindi tu inserisci la velocità che vuoi e praticamente la barca, anche se metti giù tutta la manetta, tiene quella velocità. Perfetto. A questo punto passiamo alla parte più... Sono sicuro che è la parte che ti piace di più. Allora, qual è il tuo trick preferito? Cioè, qual è la cosa che ti riesce meglio e quella che invece, non che non ti riesce, però è quella su cui lavori tanto per avere il risultato che vuoi ottenere? Io penso che, diciamo che sto lavorando un po' su tutto, su un pacchetto completo, però la mia parte forte del wakeboard, di quello che faccio, è sempre stata la mia creatività, cercare di trovare nuovi modi per fare trick e farli vedere belli, grebbare la tavola, che vuol dire quando si fanno le manovre mettere la mano sulla tavola e tirare i trick per farli sembrare molto più belli e molto più facili. Ed è la roba più importante per me, e sta cambiando un sacco il mondo del wakeboard, perché non basta mettere un 180 in più o un 360 in più su un trick, ma anche i giudici stanno iniziando a capire che grebbare la tavola è super importante, e far vedere queste manovre belle e facili è la roba più strepitosa e più difficile. Quindi diciamo che quella è sempre stata la mia parte forte, la mia creatività. Invece magari cercare di fare doppi,
Dopo Peaky Blind, diciamo che non è il mio forte, non è quello che mi piace del wakeboard. Io sì, so fare i doppi, li ho fatti, sono stato uno dei primi a farli anche, però cioè, secondo me è più far sembrare lo sport bello e stiloso, non aggiungere solo un 180 in più nelle tue manovre. Mi puoi raccontare una tua gara, come si svolge? Cioè, qual è il criterio con il quale si sviluppa una gara, per farlo capire a tutti? Le nostre gare praticamente si sviluppano così. Ci sono due passaggi, ci sono due boe. Praticamente tu hai quattro o cinque manovre in base al regolamento della gara, in base, cioè cambiano. Cioè, abbiamo due federazioni diverse, cioè IWWF e WWE. Hai praticamente quattro trick all'andata e quattro trick al ritorno. E poi c'è una boa di tre quarti. Se cadi dopo la boa di tre quarti non vieni recuperato. Hai due cadute, alla prima caduta ti recuperano, alla seconda non ti recuperano. I giudici giudicano su, in base a quanto grosso vai e quanto alto vai, la pulizia dei tuoi trick e l'esecuzione. E quindi diciamo che è un bel mix. Certe federazioni invece fanno cinque trick a disposizione all'andata, 5 trip a disposizione al ritorno. E invece in certe altre gare ti dicono sei libero di fare quello che vuoi, quindi c'hai praticamente questi 360 metri e in questi metri puoi mettere più trip possibili che puoi, sta a te in base se sei veloce o no. Entriamo un pochettino più nel dettaglio dello sviluppo diciamo, delle caratteristiche dello snowboard, dello snowboard, perdona. No, perché ti volevo chiedere una cosa che era legata allo snowboard, per cui mi è rimasta in testa. E, ti volevo chiedere quindi un po' di evoluzione sull'attrezzatura che utilizzate. In questi anni, secondo te, si è molto trasformata la tavola? È cambiata tanto la tavola? Sono cambiati tanto gli attacchi? O che cos'è che secondo te ha proprio dato un cambio al vostro sport? Cioè l'ha reso diverso, in meglio o in peggio, secondo Di anche il vostro punto di lunghezza. vista? L'evoluzione dell'attrezzatura è stata un cambio incredibile. Io sono nel mio quinto pro model. Praticamente sono 5 anni che disegno la mia tavola personale con Ronix Wakeboards e guarda, se devo essere onesto, Ronix è una delle compagnie che sta cambiando il mondo del wakeboard, cioè queste tavole sono diventate veramente super leggere, i profili sono cambiati moltissimo e anche il sotto della tavola, adesso qua non ho una pinnetta perché questa qua era una delle tavole che avevo in garage, però anche le pinne sono rimovibili. Ai tempi erano molded in, praticamente erano fatte con la struttura della tavola, adesso le puoi togliere, cambiare in caso che qualcuna si rompe, ma veramente stanno cambiando il mondo del wakeboard ed è molto bello seguire anche il processo di lavorare su una tavola, fare uno shape, lavorare con queste persone che veramente vogliono il meglio dal loro prodotto. Quindi è stata veramente una grandissima opportunità e come già dicevo è il quinto anno di fila che ho il mio pro model con Ronix e spero di continuare. Guarda, ti racconto una cosa che sono sicuro ti fa, diciamo, in qualche maniera si ricollega. Allora, io ho fatto una puntata dedicata al tennis e nella puntata dedicata al tennis abbiamo parlato con Lotto e Lotto mi raccontava che il primo, cioè i grandi campioni, immagino, io cito sempre l'esempio di Valentino Rossi e Schumacher, no? Loro erano dei grandissimi campioni perché erano in grado di riconoscere quando erano sul mezzo, sulla propria, diciamo, moto e auto, la capacità di individuare la cosa che gli serviva in quel momento per superare, per andare sempre meglio. Quindi, con Assolutamente. questo criterio, loro mi rifacevano l'esempio del tennis, dove il primo ad introdurre una cosa che sembrava non servisse, cioè la scarpa, di differenziare la scarpa a seconda del terreno sul quale si giocasse, ma addirittura di cambiarla in funzione se si giocasse sul centrale o su un campo secondario, è stato Boris Becker, che
che chiedeva delle scarpe, si costruiva delle suole, cioè sostanzialmente chiedeva di interventi sulle suole differenti a seconda del campo in cui giocava. Quindi, secondo me, è una dote del grande campione riconoscere cosa modificare sulla propria attrezzatura per poter migliorare, no? Riconoscere la propria attrezzatura e cercare di creare una tavola che sia giusta per te, ma anche giusta per il pubblico, è molto importante. Ci sono un sacco di linee d'acqua sotto che cambiano la maniera in cui tagli, nella maniera in cui la tavola poppa praticamente quando arriva vicino all'onda, quanta esplosività ti dà per andare più grosso. Veramente è incredibile. Stiamo cambiando il mondo del wakeboard e le tavole sono completamente diverse da anche 3 anni fa, 4 anni fa. Siamo in una continua evoluzione, anche gli attacchi, praticamente i miei attacchi aiutano a far circolare il sangue molto meglio nella scarpa, che è una cosa importante perché quando tu hai i piedi nella tavola, ai tempi ogni tanto c'ho i crampi ai piedi ed è una roba che va guardata nel dettaglio e sta cambiando veramente tanto. E riconoscere i propri punti di forza e di debolezza e andare ad aggiustarli sulle tavole e sull'attrezzatura è fondamentale. A questo punto intervengo con due piccole domande. Una, quali sono le protezioni che voi utilizzate? Mi riferisco al casco o addirittura agli scarponcini, perché immagino che voi abbiate parecchie torsioni e quindi anche le caviglie devono avere una loro protezione, che siano più o meno rigide, poi magari è una scelta personale. Okay. Protezione nel nostro sport. Diciamo che una roba fondamentale è il salvagente, il life jacket. Questo qua è il mio. E praticamente è importante perché è possibile cadere e prendere dei controlamina molto importanti e perdere i sensi. Quindi questo ti tiene a galla, è una delle robe più importanti che bisogna avere mentre si fa wakeboard. Caviglie, no. Non usiamo niente, diciamo che i nostri boots, abbiamo una linea di boots molto diversi, dai più morbidi ai più duri, i boots sono un'altra roba molto importante, però non usiamo niente sulle caviglie, abbiamo una linea molto diversa, un boot più soffice o un boot più rigido. A me piacciono in barca dei boots molto più morbidi, per cercare di tirare i miei grab di più, e invece per il cable mi piace avere un po' più di rigidità per pressare la tavola sui rail e avere un bel appoggio sui rail. Per il cable usiamo anche il casco che è super importante. Questo è il mio, Pizza Boy, vedete, sono italiano, è la roba più importante, mangiate la pizza. E sì, queste qua sono le uniche nostre protezioni. E allora ti faccio le ultime due domande, poi ti libero. Anzi, sono tre in realtà, una è un pochettino più, però. Potrei Allora, stare tutto il giorno, non c'è problema. hai mai provato altri sport? Visto che sei, diciamo che il wakeboard ha un'affinità con lo snowboard, ha un'affinità con lo skate. Tu comunque sei nato diciamo, vicino alle montagne, non in montagna, ma sei nato vicino alle montagne, quindi la passione il tuo amore per il wakeboard traspare da tutti i tuoi pori, però hai provato anche altre discipline? Ho provato tantissime altre discipline e tra l'altro, se devo essere onesto, non ho mai voluto fare il wakeboard, ho sempre voluto fare lo snowboard. Fin da piccolo andavo in montagna a Livigno a allenarmi con diversi maestri e coach e ho sempre voluto fare lo snowboard. Un anno, mentre mi stavo allenando, dopo aver vinto parecchie gare in Italia, sono stato invitato al World Rookie Fest in Ischgl. Avevo fatto quinto o quarto, se non sbaglio, avevo scelto molto bene il ragazzino che aveva vinto, ha fatto praticamente gli stessi trick che ho fatto io, solo che lui è saltato sui salti un po' più grossi, ma io continuavo a mettere sciolina sulla tavola e non andavo perché ero talmente leggero.
Sono sempre cresciuto attorno al mondo degli sport da tavola. I miei cugini mi hanno spinto fin da piccolo su questi sport, sia skateboard che snowboard. E poi un anno mi sono rotto la tibia facendo snowboard. Allora ho recuperato e mi ricordo che facevo fatica a camminare dopo che ho tolto il gesso, però volevo andare a freeway. Quell'anno ho fatto un bellissimo salto di qualità, sono stato invitato agli europei dalla nazionale e ho vinto il mio primo campionato europeo e a un certo punto ho detto iniziano ad arrivare anche dei buoni risultati in wakeboard e poi ho chiesto ai miei genitori se era possibile andare in America per un mese per vedere com'era la situazione qua. Sono andato e mi sono innamorato, sono entrato subito nel mondo dei rider più forti perché stavo a casa di un rider che si chiama Kobe Mikacic, è praticamente una leggenda dello sport e mi ricordo uno dei primi giorni che ero a casa sua mi fa andiamo a una festicciola, io ero piccolino, ho conosciuto subito i rider che per me erano fondamentali, li guardavo tutti i giorni, volevo diventare come loro. E sono tornato a casa e gli ho detto, mamma, papi, per favore, vorrei tornare, mi piace troppo e mi sono innamorato. Grande, 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 hai fatto una scelta, una grande scelta. Allora, guarda, ti faccio un'altra domanda, che è quella di, c'è una tua nemesi, cioè nel senso c'è un atleta con il quale, non dico c'è rivalità, ma insomma è quello con il quale dici, porca, tutte le volte mi devo trovare vicino a te e faccio una lotta. In maniera bonaria, non so come dire, una lotta sportiva. Se devo essere onesto, io non ho una nemesis, diciamo che io sono una persona che si focalizza molto su me stesso. Una cosa bellissima del wakeboard che non vedi in tanti altri sport è che tu puoi vedere i top 5 rider al mondo che si allenano assieme in barca. Ed è una roba bellissima perché ognuno si spinge l'uno con l'altro. Infatti noi abbiamo creato anche questo gruppo che si chiama La Famiglia. Abbiamo dei rider veramente fantastici e ci stiamo spingendo l'uno con l'altro ed è una roba bellissima che non vedi in tanti altri sport perché tu nel tennis non vedi Djokovic che si allena con Berrettini, per esempio. Anzi, vuoi tenere le tue mosse così nascoste per poi arrivare alla gara e cercare di farle vedere. Io invece no, a me piace condividere questo sport con tutti i miei amici e mi focalizzo su me stesso. Se una gara non va bene è perché ho sbagliato io, non perché il mio rivale mi è entrato in testa o qualcosa del genere. Io sono molto, molto alla buona. Bellissimo, questa cosa mi piace molto. Allora, manca però una cosa fondamentale a questo sport. Ha fatto un'apparizione nel 1972 ai Giochi Olimpici, poi non è riuscito poi a tornare. Se ne parlava già per il 2020 a Tokyo, però ancora non ha avuto quello che doveva avere. E secondo te ci sono prospettive? Cioè, gira voce? Perché sapevo che una delle condizioni era appunto forse l'introduzione del cable wakeboard, perché diciamo perché uno dei punti focali è la difficoltà, la semplicità di ripresa, forse televisiva, che è la cosa che più preme in questo momento alle Olimpiadi, e anche condizioni di. Prende di escludere qualsiasi fattore umano che possa influenzare è corretto? Partecipare alle Olimpiadi è sempre stato un sogno che ho avuto sin da quando ero piccolo. Però purtroppo nel nostro caso, del nostro sport, è un po' particolare perché ci sono molti fattori umani che possono cambiare la performance e sappiamo che le Olimpiadi non lavorano bene con queste cose. Spero che il cable riuscirà ad entrare magari in futuro, infatti anche per questo non faccio soltanto la barca, ma mi tengo allenato anche nel cable, perché se un domani ci sarà
L'opportunità di andare a rappresentare l'Italia ai Giochi Olimpici penso che sia un sogno spettacolare e veramente lo spero con tutto il cuore, però purtroppo non sta a noi, sta al Comitato Olimpico e Farò altre due interviste, ma diciamo il materiale che l'entusiasmo che trasmetti, te lo garantisco, l'entusiasmo che trasmetti nel raccontare questo sport è la cosa che vale di più in assoluto, ancora di più diciamo delle storie. Ok? grazie mille di tutto, veramente. Stefano, è stato un piacere. Assolutamente, anche per me. Spero di magari fare altre interviste con te. Guarda, molto volentieri, magari faremo delle cose più mirate. Io dopo, non dico niente, dopo i mondiali vediamo, dopo le gare che dovete fare a Rieti, magari riusciamo a costruire un'altra puntata per agosto. Assolutamente. La facciamo dedicata. Perfetto. Va bene? Grazie mille. Ok, ciao, grazie mille. Grazie, buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Ciao.